Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Come sempre, devo prima di cominciare rinnovare il mio ringraziamento a tutti, nuovi iscritti, vecchi iscritti, grazie, grazie, grazie a tutti indistintamente. E il video di oggi, se avete letto dal titolo, di cosa parliamo? Profumi! Oggi, come avete visto, sono senza occhiale, ma tra pochino le metto perché sennò sono cieca come una talpa. E voglio dire, come ho promesso sempre, oggi sto indossando la palette di questa collezione di Norvina volume 1. Ho già fatto vedere la 2 e la 3. Questa è la 1, mi manca la 4. Ombretti utilizzati di questa palette, ve le faccio vedere subito. Oddio, ora casca tutto. Ho utilizzato da te il giallo, l'arancione e il fucsia e una punta di viola in fondo. Poi sotto ho usato queste due blu, matte e brillantosi. Bellissima palette, come potete vedere. E adesso vi faccio vedere il trucco. Per la prima volta dopo tanti anni sto indossando le ciglia finte, anche se non avrei bisogno, ma avevo voglia di osare. E il rossetto che sto indossando è... come si chiama l'altro? Aspettate, lo scrivo giù nell'info box perché non mi ricordo il nome, di Clio Makeup. Molto bello, le ciglia sono leggermente un po' esagerate, però oggi mi andava di far così. Che ci vuoi fare? Niente. Mettiamo qui la palette perché almeno non casca. Oggi parlo a scema. Allora, come vi ho detto, oggi parliamo di profumi. Gli ultimi profumi che sono entrati nella mia collezione. Di che brand stiamo parlando? Di Candy e Prada, che è di Prada, e questo è Candy. Un profumo che è uscito da qualche anno, perché io mi ricordo che l'estate del 2015, 2016, anche 2014 l'ho usato perché allora lavoravo in un albergo, facevo la stagione e una cliente me l'aveva regalato quasi a metà e dopo l'avevo ricomprato altre 2 o 3 volte perché me l'ha piaciuto moltissimo. Un profumo gourmand come piacciono a me, però anche estivo perché ha questo che di estate, di sole, di mare. Però è molto molto goloso, profumo che è caratterizzato, leggo un po' perché non devo leggere, caratterizzato di muschio, benzoino e caramello. È il caramello che si sente particolarmente in questo profumo, almeno io sento la parte golosa, la parte gourmand e per questo lo amo. Fa parte dei miei gusti, quindi fa parte del mio desiderio di averlo e quindi del riaverlo e quindi l'ho ricomprato. Guardate quanto ne ho usato di già, è soltanto una settimana, un po' di più che ce l'ho in casa. E parliamo di questo profumo che ha una persistenza molto, ma molto. Molto, perché io quando le indosso mi dura anche tante ore e penso che faccio la doccia e ancora mi sento questo dolce di questo profumo. Io lo adoro, io lo amo la follia. Poi dopo sono usciti altri flanker che non so quale primo, quale dopo, ma insomma io questo è così, eh. Questo è il tappo per fermare.
Poi è uscito questo che è il Milke, che penso che anche questo si vede il colore perché è bellissimo. Sono altri Flank che è uscito dopo, che io lo amo, il Candy, il Prada Milk. Credo che sia dopo il primo anche uno tra i miei preferiti, perché qui abbiamo l'arancia, il caramello, il cacao, il musco bianco e la vaniglia, un profumo orientale, ma molto buono. Me lo do perché non ho voglia di... buonissimo. C'ha il DNA del primo, eh? Si sente quando lo indossiamo che stiamo usando un candy di Prada, è solo che qui c'è qualche nota in più come la cioccolata, come il muschio, no, anche là c'è il muschio, ma qui c'è il muschio bianco, qui c'è l'arancio lassù in quell'altro di Prada, no? Ma sono profumi buonissimo, buonissimo. Pure qui la persistenza è notevole, di più quello il primo, però anche qua non scherza. Poi il terzo, e non per importanza, che penso che sia l'ultimo che è uscito. Adoro questo packaging fucsia, adoro, amo, amo. Questo che sarebbe il Prada Candy Gloss. Qui abbiamo in testa le Cassis, la Marena, con cuore di pesca, fiore di arancio, rossa e un fondo che è quello che amo, di mandorla, vaniglia, muschio, eliotropio, benzoino, un profumo fioritto, fruttato. Che dire, pure qua la persistenza è micidiale. Anche se ripeto, gli altri due molto di più. Adoro questi profumi, consigliatissimi, consigliatissimi. Amo, amo alla follia. Questo video termina qui. Io sono stata un po' veloce perché lo sapete, non mi piace fare dei video lunghissimi. Un video breve, ma soprattutto consigliatissimo questi profumi. L'ho fatto perché... Per chi non le conosce, vi invito a darle un'opportunità perché sono profumi buonissimi. E io vi saluto con il mio trucco strepitoso perché lo amo. Dite sì, mi piace il mio trucco. E qualcuno mi ha chiesto se facevo un glitter di Gimme, ma io no. Non lo so se sì, davanti alla telecamera sarei capace, secondo me poi mi vergogno, mi trema le mani, ma poi soprattutto non ho le luci adatta per fare questa tipologia di video. Però a posto così, vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!